Incontriamo a questo evento organizzato dal cantiere anche Camilla Nata come organizzatrice di questo evento e anche di un evento diciamo collegato. Adesso ci dirà di che cosa si tratta. I lavori stanno iniziando, come sono le premesse? Esatto, bravissimo, hai detto bene. Ci stanno aspettando all'interno perché i lavori cominciano con una riunione ristretta del cantiere. Ci tengo a dire, tu hai detto benissimo, sono tra gli organizzatori, perché in realtà cantiere vuol proprio dire questo, essere un'unica squadra per portare a segno un risultato finale e organizzare tutti insieme. Ho fatto un po' il tagliacucci, questo sì, tenere le file, adesso il moderatore lo fa sempre e io l'ho fatto anche nel caso dell'organizzazione dell'evento. Allora, in termini brevi avremo delle cose straordinarie, perché intanto due personali, una di Camilla Ancelotto, che è un'artista molto in gamba, che ha esposto anche alla Biennale di Venezia, e l'altra quella di Francesco Bronzi, che è uno scenografo meraviglioso, e lui tra le altre cose ha collaborato per dei film che hanno anche vinto il David di Donatello, ma saranno loro poi a entrare nel dettaglio sulla loro specifica. Poi abbiamo un preludio di arte e bellezza, non voglio svelare troppo, nel senso che ovviamente l'arte e la bellezza sono un po' sulla cresta dell'onda in questo momento. Ha cominciato Sanremo, per 5 serate abbiamo sentito parlare di arte e bellezza nei modi più disparati, e poi abbiamo proseguito addirittura vincendo l'Oscar per il miglior film straniero con La grande bellezza di Sorrentino. Noi che cosa vogliamo fare oggi? Vogliamo dire che non esiste un'unica definizione di bellezza. La bellezza sta nell'emozione che sa cogliere un particolare, e attraverso questo particolare tutti noi siamo diversi e belli per qualche motivo. Diciamo che essere tutti uguali, tutti uniformati, come spesso la televisione oggi ci chiede, non ci piace, e questa non è la definizione di bellezza che noi vogliamo trasmettere oggi. Chiudo dicendo che bellezza sarà anche la bellezza del corpo, che traspare attraverso un animo sereno, e quindi la bellezza di un massaggio fatto al viso per distendere il viso e per sentirti meglio dentro, quindi non soltanto a livello estetico. E infine chiuderemo con il bello e il buono di questa terra, con una spumantizzazione di greco e di falanghina, ed inoltre Pietro Parisi, il cuoco contadino che ha deciso di restare maestro chef con la cucina contadina nella terra dei fuochi. Una bella sfida, eh? Ho dimenticato di dire, lo dico in chiusura, che Camilla Nata è giornalista RAI e quindi comunque sia anche appunto organizzatrice e conduttrice qui del dibattito. Buon lavoro a questo punto. Grazie, e corriamo intanto alla riunione. Buon lavoro anche a te. Grazie. Ok.